Ciao ragazzi, qua è Omega, benvenuti in questo nuovissimo video con Ronaldo Junior, che sicuramente sarete tutti curiosi di sapere che fine ha fatto dopo che è stato arrestato perché ha rubato la Lamborghini dei carabinieri. E molti pensano che Ronaldo Junior sia spacciato, anche perché suo padre, Cristiano Ronaldo, ha detto che questa volta non avrebbe pagato nessuna cauzione, non avrebbe messo il suo zampino da nessuna parte, e quindi sembra che Ronaldo Junior questa volta sia davvero in difficoltà. Ma attenzione, perché in questo episodio potrebbe riapparire un vecchio personaggio che voi tutti conoscete, o per chi è nuovo e non lo conosce, lo conoscerà in questo video, diciamo così. Bene, quindi andiamo a vedere la situazione in cui si trova adesso Ronaldo Junior e cerchiamo di capire cosa succederà in questo video. Siamo non nel carcere minorile, dove ancora ci dovranno scortare, ma siamo nella caserma dei poliziotti, dopo che i carabinieri ci hanno scortato, più vicina. Sono accanto a praticamente un gangsta, non so se sia messicano, se sia non so di quale paese, e devo condividere la cella con questo tipo qui e passare la notte qui. L'unica cosa che ci hanno lasciato per non morire di noi è stato il telefono, che da domani mi verrà tolto. Infatti sono le 21:34. Mi scusi signor agente, sarebbe possibile andare al bagno? Sa com'è, mi farebbe un po' schifo pisciare qui. Il tipo mi sta dicendo di non parlare. Senti, allora tu adesso mi dici che problemi hai. Sto qua comando io. Agente, mi vuole picchiare! Stai fermo! Agente, intervenga! Sono solo un bambino! Ronaldo Junior, ti devi mettere con i gangsta messicani, che va a finire male! Allora, guardi, ne possiamo parlare. Stai fermo, stai tranquillo. La situazione si è calmata, sicché Ronaldo Junior ancora è molto nervoso. Ronaldo Junior, non stuzzicare questo gangsta che potrebbe farti male. Cioè, in realtà sei tu che lo sfondi, però vabbè. Mi sa che questa volta ti sei ficcato veramente nei guai. Cioè, come facciamo adesso a uscire di qua? Cioè, abbiamo una condanna nel carcere minorile da 1 a 10 anni per aver rubato un mezzo dei carabinieri, aver opposto resistenza. Ronaldo Junior, sei nei guai fino al collo. Manco l'avvocato più forte di Los Santos, che è quello di Cristiano Ronaldo, ti può aiutare. Adesso come ce la gestiamo? Ci siamo svegliati un attimo, stavamo dormendo tutto buio pesto, ma il tizio è ancora rimasto qui. Ma questo è scemo proprio, ragazzi. Secondo me sta dormendo in piedi. Non lo so, comunque come vedete ragazzi, Ronaldo Junior è steso sul lettino, sta dormendo, c'è la radio che continua a parlare, a dire queste cose, ma aspettate che sento la voce di una donna e di un carabiniere o poliziotto in lontananza. Ma non è che accendete le luci, no, eh? Aspettate un attimo, fammi alzare, va. Allora ragazzi, mi stanno chiamando, cioè stanno parlando di me, ma non riesco a capire chi è che sta dall'altra parte, cioè la visuale non me lo permette. In ogni caso stanno parlando di me, di cauzione, cioè sento cose strane. Ronaldo Junior, ma che sta succedendo? Le 2:36, Ronaldo Junior, ma è tardissimo, vai a dormire! Vabbè sì, non riesco a dormire perché sta anche idratato, cioè siamo andati a letto senza cena. Ci stanno chiamando? Dio ragazzi, forse sta... Non mi dica che è venuto papà! Ragazzi, Ronaldo ci ha ripensato! Ma signore, è sicuro che possiamo andare via? Ragazzi, non ci credo, Cristiano Ronaldo è venuto a salvarci. Papà! Dove? Ma che cazzo? Eh sì, ma non ci credo ragazzi, ma sì ragazzi, proprio Jasmine. Scusi, ma oh mio Dio, ma potete spegnere quella radio che mi sta facendo incazzare? Ma mi scusi, parliamo con questa. Cosa sta succedendo? Dice che questa donna si è presentata all'improvviso dicendo di voler pagare la nostra cauzione. Ok, non capisco che sta succedendo e vorrei qualcosa da bere perché sto per morire deidratato, perché il senso di sete se ne sta andando. Non ci credo! Jasmine, sei tu! Colpo segreto! Da quanto tempo? Ecco, Ronaldo Junior, devi sempre fare casini. No, sì, ci cambiamo, Jasmine, dai, poi lo facciamo. Aia. Ah, ragazzi, porca miseria, con Jasmine non ci vediamo da un sacco di tempo, da quando è andata via. Non so che... cioè, è sparita, adesso è tornata così dal nulla. Sinceramente non sto capendo niente, sono le 3 del mattino, sto bevendo un caffè per cercare di reintegrarmi, cioè sono sta tirando sugli occhi in realtà, e la poliziotta qui sta dicendo che senza questa donna saremmo andati letteralmente nel processo e poi in carcere minorile. Ha pagato tutto lì, non so, avrebbe preso i soldi, perché ricordo Jasmine gestisce una palestra, quindi tutti questi soldi non so dove li abbia presi. Jasmine sta dicendo che dovremmo tornare a casa. Jasmine, ma tu lo sai che mio padre sta con Giorgina e Giorgina non ti può vedere? Ragazzi, non mi resta che ringraziarla e la poliziotta sta dicendo di fare il bravo, perché sennò rischiamo seriamente. Sì, grazie. Non dica nulla a mio padre. Senti, Jasmine, andiamo in un motel, facciamo qualcosa.
Non pensate a male, cioè facciamo una festa. Ragazzi, voglio uscire da qua che vi giuro mi sta per venire un cancro ai polmoni a respirare la stessa aria. Jasmine, ci sei? Che fine ha fatto? Ah sì, la macchina dov'è che sta? Ce l'hai fuori. Andiamo fuori. Cavolo, il turno di notte, ragazzi, non ci sta nessuno. Che poi turno di notte? Oddio, sta pure tramontando. Cioè, ma che ore sono? Guarda tu, le 5 e mezza. Tanto giù, non sei mai stato sveglio così fino a quest'ora. Tranne quando hai dato la caccia. Ecco, ci sono dei poliziotti che forse erano quelli che dovevano fare la guardia. Buongiorno ragazzi, qui è Cristiano Ronaldo che vi parla. Siamo nella sua bellissima Lamborghini Urus. Ci siamo alzati di buona mattina per andare a trovare Ronaldo Junior. Sì che ha fatto danni, ha fatto tutto quello che ha fatto, ma è pur sempre nostro figlio. Infatti, come vedete, siamo appena arrivati di fronte alla stazione di polizia che ormai condividono con i carabinieri. Possiamo andare a vedere come sta il nostro figliolo Ronaldo Giuni. Infatti, guarda, fuori non si vede nulla. Sì, ma questo vuole camminare. Ah. Ok, quindi ragazzi, ora siamo venuti a fare visita a Ronaldo Junior perché poi gli allenamenti della Juventus, perché comunque la stagione non sta, cioè anche se abbiamo vinto dobbiamo continuare a vincere ad allenarci, e andiamo a vedere un po' che si dice alla stazione di polizia. Sì, salve agenti, sarei venuto qui per, non so, fare una visita a mio figlio, sapete dirmi dov'è? Ragazzi, dice che questa tipa non era di turno ieri sera. Aspetta, una alla volta che non sto capendo niente. Allora, lei, vediamo cosa c'è da dirmi. Dice che praticamente ieri sera si è presentata una donna. Come una donna? Ha pagato una cauzione senza problemi e si è portata via Ronaldo Junior. Ronaldo sta chiedendo chi può essere. Lui dice che non sa niente e dice che possiamo andare a cercare altrove. Non sto capendo niente, ma che cosa... Scusi, ma non può dirmi altro? Dice che non sa nient'altro, sa solo quello che ha visto. Dice che ha solo pagato e se n'è andato. Non sto capendo niente, ragazzi. Quindi Ronaldo Junior non si trova più qui. Ma che cavolo... Ma mi state trollando? No, beh, ragazzi. È venuta una donna, ha pagato una cauzione e se n'è andata. Ma chi può essere? Giorgina no, perché Giorgina ieri era a letto con me. Stavamo dormendo insieme, quindi Giorgina non è. Non sarà mica sua madre. No, vabbè, non credo, ragazzi. Sua madre se n'è andata a vivere a New York, non c'entra. Boh, ragazzi, non mi resta che tornare a casa e aspettare che ritorni. Non, cioè, non saprei manco andarlo a cercare in tutta Los Santos. Non ci sto capendo niente. Ok, ragazzi, siamo tornati a casa per cercare di capire qualcosa sulla vicenda. Oh mio Dio! Non ci credo! No, aspetta, aspetta! Ragazzi, ma quella non è Jasmine? Cosa ci fa? Oh mamma, aspettate ragazzi, bravo parcheggio. Ronaldo, fai piano, ancora spasci la Lamborghini Urus, perfetto. No ragazzi, non ci credo. Cosa? Ma è proprio lei? No ragazzi, non è possibile. Ronaldo Junior, ma che ci fai qui? Non mi dire che la donna che ti è venuta a prendere è Jasmine. Ragazzi, sto cercando di chiedere a Ronaldo Junior cosa sta succedendo, ma Ronaldo Junior si sta zitto perché dice che c'è qualcosa di più importante da guardare. Oddio, ragazzi, non mi dire che queste due rappicciano di brutto. La situazione è: queste due donne si odiano a morte, ma talmente a morte che si ucciderebbero. Non toccherebbero una formica, ma tra loro due si lincerebbero, ragazzi. Signore, possiamo... Signore, possiamo raggiungere un accordo? Per favore, non bruciate auto come l'ultima volta. Non spaccate niente, Ronaldo Junior. Forse è meglio se ti allontani. Qui sta per scattare qua la rissa, sicuro. Non so che cosa si siano dette, ma si osservano senza il minimo cenno di voler smettere. Come comprensibile, ed è quello che abbiamo detto, se le stanno veramente tirando di santa ragione. Signore, per favore, non litigate per me. Giorgina sta dicendo che... Ah, ma no, si sono tirati un pugno a vicenda, spettacolo! Ragazzi, Giorgina diceva che non si litiga per me, ma si litiga per cose loro. Allora, facciamo così, ragazzi. Situazione critica, Ronaldo Junior me l'hanno riportato a casa, sano e salvo. Ok, ma non era quello, volevo che mettesse un po' di giudizio. Giorgina, facciamo così, facciamo rimanere Jasmine almeno per una notte. Almeno ringraziamola, ragazzi, per quello che ha fatto. Giorgina dice che non ne vuole sapere, eppure le sta prendendo. Attenzione, perché seppur Giorgina è brava, vi ricordo che Jasmine gestisce una palestra ed è molto, dovrebbe essere più in forma di lei. Attenzione, guerra tra donne. Vorrei intervenire, ma mi piace anche guardare. Il video vi è piaciuto? Mi raccomando, mettete un bellissimo mi piace perché Jasmine è tornata e non avete idea di che cosa succederà nel prossimo video. Voi non ci avete proprio idea, quindi vi invito veramente a commentare il video, mettere mi piace, iscrivervi al canale per non perdere il prossimo. Detto questo, io e Ronaldo Junior vi salutiamo. Cristiano Ronaldo, anche qui lui. Forse, ragazze, basta, basta, basta. Per favore, basta. Ah, oh, oh, oh.
che c'entro io? Aia, basta, non c'entro niente. Direi che per questo video è tutto, ragazzi. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, che trovate qui in descrizione. Basta cercare @ArianAntony. Fate segui, bello tranquillo, 2 secondi e avete fatto. Mentre queste due si picchiano, ora devo calmarla, sennò chiami i carabinieri. Noi ci sentiamo al prossimo video. Grazie per stati con me anche quest'oggi. Mi raccomando, non perdete il prossimo video di Cristiano Ronaldo e Ronaldo Junior. Qua è Omega, bella per tutti.